uno scenario agghiacciante quello che si può vedere a Turio ancora oggi dopo diversi giorni dall'esondazione del fiume Crati. La zona è tra le più conosciute per la produzione zootecnica, le cui aziende, dopo aver perso molto bestiame e frutti che si apprestavano alla maturazione per essere colti e distribuiti, si ritrovano in ginocchio. Per questo la CIA, che è stata presente sin dai primi momenti del dramma, non ha intenzione di lasciare queste famiglie ed imprese da sole, supportandole a rialzarsi dopo l'allagamento. L'emergenza adesso fa ripartire anche le aziende, che poi è quello che è il sostentamento economico di queste famiglie. Tutta un'area molto vasta di agrumeti che erano ancora non raccolti, perché siamo adesso agli inizi della campagna in quest'area, fare la conta dei danni per cominciare a vedere come ristorarli, su cui abbiamo anche delle preoccupazioni, perché come dire, non vi sono fondi a sufficienza per poter poi, sappiamo come sono andate le ultime calamità negli ultimi 10-15 anni, non essendoci fondi disponibili tali da poter ristorare questi danni. L'imminenza dei fatti, la mattina stessa abbiamo chiesto al prefetto la costituzione di un tavolo e ieri l'abbiamo chiesto alla Regione Calabria, al Presidente, di costituire subito un tavolo per cominciare a vedere seriamente questa volta lo stato del Crati, che forse chi se lo dimentica è il primo fiume calabrese, il terzo del Mezzogiorno d'Italia. Bisogna mettere mano al territorio per mettere in sicurezza le attività produttive, le vite umane che qui si sono rischiate. Andiamo verso l'inverno, quindi il piene ne potremmo avere altre. La rottura dell'argine è stata rimediata dopo 24 ore, su questo poi ne parleremo, anche del balletto di rimbalzo di responsabilità tra le istituzioni. Ma adesso è il momento di parlare di queste famiglie, di mettere in sicurezza queste famiglie. Noi come organizzazione siamo presenti già da 3 giorni, dal giorno in cui è successo questo evento straordinario, purtroppo, che ha letteralmente distrutto tutto, che ha vanificato gli sforzi di una vita di molte aziende. È necessario che le istituzioni tutte si stringano intorno a queste famiglie e che gli diano tutti gli strumenti necessari, in primis i fondi per farli ripartire. Noi siamo a disposizione come organizzazione, stiamo facendo tutto il possibile, però non basta, quindi è necessario che si faccia un tavolo tecnico e si riparte subito mettendo in campo strumenti che mettano nelle condizioni queste aziende di ripartire immediatamente.